HV24, speciale Racines, giornata di allenamento per i gialloblu e di fatica sul campo, ma non solo, perché qui con me ci sono Leandro Greco e Davide Lupi che stanno già ridendo perché oggi è il loro compleanno, intanto buonasera. Buonasera a tutti. Per farvi prendere un attimo da questo momento di allegria, vi abbiamo preparato una sorpresa, guardiamo insieme il servizio che abbiamo preparato oggi. Tanti auguri a Leo Greco e a Davide Luppi. Una giornata speciale per i due calciatori gialloblu che oggi festeggiano il compleanno. Anche la squadra e i membri dello staff tecnico hanno voluto augurargli un buon compleanno così. Tanti auguri al nuovo arrivato Davide Luppi e carissimi auguri anche al vecchio Leo Greco. Feliz compleanno Leo, feliz compleanno Davide, un abbraccio. Auguri. Leo. Davide. Tanti. Tantissimi. Auguri. Di. Buon. Comple. Anno. Sì, tanti auguri al mio compagno di camera Davide Luppi e al grande giocatore Leandro Greco. Tanti auguri a Davide e Leo. Ciao. Ciao Leo, tanti auguri. E niente, per te è un traguardo importante e da compagno di stanza ti auguro ancora 100 di questi compleanni. Ciao. Auguri a Leo e Davide che oggi compiono gli anni. E basta Leo fare gli scherzi perché siamo stufi. Tanti auguri Leo, per festeggiare questo giorno puoi farti pure un altro tatuaggio. Volevo fare tanti auguri a Davide Luppi per i suoi 26 anni, 26 come le presenze sul lettino in 4 giorni di ritiro. Tanti cari auguri e in bocca al lupo per questo campionato. Sì, tanti auguri a Davide Luppi e a Leo Greco. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, grandi, ciao. Ciao. Ma, Davide, mi spieghi quei lettini che fai spesso col fisioterapista? No, è che li vedo un po' impreparati, sono ancora inesperti, visto che sono nuovi, li sto testando. Avete festeggiato bene, mi hanno fatto gli auguri tutti. Sì, sì, siamo stati fantastici. Alla grande, te ce li hai fatti gli auguri? No, l'unico sì. Che non l'ho fatto. No, sono stato il primo, a dire la verità. No, no. Però non è finita lì, perché se non sbaglio, anche stasera, no, c'è stato un momento. Dove? A fine cena, in cui vi è stato concesso qualcosa in più, c'è stato anche, abbiamo anche le immagini dell'arrivo della torta. Anche il coro avete avuto, no, non è mancato proprio niente oggi, eh? No, no, mancavano solo gli auguri di una persona. Poi noi ci siamo fermati qua, però voi no, no? Perché c'è qualcuno che vi ha anche dedicato una canzone, sì, è stato molto molto bello. È stata una bella performance, è stata dopo. No, io abbiamo provato a registrarla, ma è stato impossibile perché i microfoni sono saltati tutti. È stato quello bello. Era il momento topico, se siete persi. Io parto da questo momento qua tutti insieme per raccontare un attimo anche il clima che si respira qui in ritiro a Racines. Siete davvero molto uniti, al di là poi insomma di quello che è il momento di festa, però c'è sempre modo di divertirsi, di ridere insieme, nonostante la fatica, perché oggi lei uscendo mi ha detto non vengo stasera perché sono troppo stanco. Quindi si lavora tanto, ma ci sta bene anche insieme. Sì, sì, direi che si sta formando veramente un bel ambiente, vedo un gruppo molto unito e questo credo che sia la base per ottenere risultati. Sentiamo anche dal vecchietto dei due. No, beh, so tanti ragazzi giovani che si stanno integrando benissimo con noi, tra virgolette, più anziani, quindi si sta formando secondo me un bel gruppo, c'è cioè un bello spirito e questo sicuramente aiuta anche a superare un po' la fatica di questa prima parte di stagione. Rimanendo un attimo sul fatto del vostro compleanno, questa è una domanda un po' particolare, però vorrei chiedere a Davide intanto cosa ti aspetti, il Davide a 30 anni, quindi tra qualche anno che Davide vedi, che è calciatore ma che uomo anche in generale? No, io spero di poter quest'anno imparare soprattutto dalla gente insomma del calibro di Leo, nei vari Coppola, stesso Pisano, Pazzini, perché sicuramente hanno tante esperienze e tante cose da insegnarci, quindi quest'anno sarà un anno sicuramente ancora per me di apprendimento, perché comunque io i 30 li devo ancora toccare, quindi adesso me la gioco ancora da giovane. Adesso passo invece al contrario, quello che 30 anni li ha fatti proprio oggi, Leo scuote la testa, ma allora, torniamo indietro con te.
Leo di 26 anni, che ragazzo, che calciatore era e quanto è cambiato invece rispetto a quello che ho davanti oggi? Beh, ero scemo come loro, e questi qua che stanno davanti a noi. Sì, perché tutti dietro ragazzi. Qua non li vedete, ma c'è la squadra che sta osservando questo siparietto molto divertente. Adesso c'è un po' più di esperienza, come normale che sia, e si cerca di trasmettere messaggi positivi ai ragazzi più giovani, ma c'è anche da apprendere da loro, perché hanno tanto entusiasmo, hanno voglia di arrivare, e quindi ci danno una mano anche a superare qualche doloretto che esce fuori inevitabilmente. Non cantando però, questo possiamo dirlo, perché Kekin cantare non è proprio il suo. Meglio continuare a giocare a calcio, no? Sì, direi di sì. Tornando invece un attimo al campo, due amichevoli, insomma siamo ancora all'inizio di questa stagione, vi chiedo un parere sul Verona che sta nascendo, sul momento, su Pecchia, insomma sui vostri compagni in generale, su questo ritiro che insomma è arrivato al decimo giorno. Vai Davide. No, niente, sicuramente è un ritiro molto impegnativo, come è giusto che sia, si lavora con tanta intensità e poi vedo tanta applicazione da parte di tutti, che questa è la cosa più importante. Quindi credo che stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare su questa strada. Mi si è portato subito un'idea ben precisa su quello che vuole trasmettere al gruppo e credo che sia importante, perché poi ovviamente noi veniamo da una stagione disastrosa. Sì, tu sei. Quindi non è facile ripartire con questo entusiasmo, con questa voglia. Credo che mi sia stato bravo in questo. E poi è un mister che è giovane, che comunque ha molta fame, e questo ce lo sta trasmettendo. Riparto da te per chiederti una cosa su Davide. Spesso in queste puntate ho parlato col presidente, ho parlato col mister, ho parlato anche con Luca Toni e ho preso ad esempio proprio Davide come l'idea di un Verona che vuole ripartire da ragazzi, in questo caso, che hanno fame, da giocatori che hanno voglia di dimostrare, che non mollano niente sul campo. Vedi anche questo percorso nella scelta del mister, nella scelta del direttore sportivo, ma anche nella stessa squadra, nel clima che sta costruendo in squadra. C'è una squadra che, faccio un esempio, un allenamento vi picchiate, si può dire, in maniera molto sportiva, molto agonistica, ma nessuno si lamenta, insomma si aiuta sempre. È un nuovo percorso che si è scelto, anche considerando che la Serie B è un campionato diverso da quello di Serie A. Sì, proprio per questo, perché è un campionato diverso, ma anche per quello che è successo l'anno scorso, quindi credo che sia fondamentale aver preso ed essere ripartiti con gente che ha certe motivazioni, soprattutto morali prima di tutto, quindi credo che i ragazzi che sono arrivati si stanno dimostrando veramente dei ragazzi pulitissimi, oltre che professionisti, quindi sicuramente faranno bene a Verona, quindi siamo partiti secondo me col piede giusto. Davide, da fastidio se ti ho preso un po', ad esempio, nel senso, io l'ho usato perché negli acquisti che abbiamo fatto in questa prima parte di campagna, soprattutto di mercato, sei forse il nome che è arrivato un attimo più in sordina, senza trombe si dice in questo caso, però sul campo invece hai dimostrato di non solo di starci a grande, come ovviamente insomma ci si aspettava da te, ma anche di incarnare appunto questo spirito combattivo, questa voglia di non mollare mai. Sì, beh, insomma, questo è un po' quello che credo debba esserci anche e soprattutto in una categoria come questa, perché non sai mai chi ti trovi di fronte. Insomma, sicuramente per vincere un campionato credo che ci sia bisogno di tanta qualità, ma dobbiamo avere la fame veramente per poter avere la voglia di lottare su ogni pallone e di non lasciare niente agli altri, quindi spero di poter trasmettere questa cosa, che magari è una cosa un po' più accentuata, sì, anche mia, quindi spero di poterla trasmettere ai miei compagni, se può essere d'aiuto. Leo, cosa bisogna fare per far bene in un campionato di Serie B? Ti chiedo, nel senso, della tua esperienza da calciatore, che viene da tanti anni di professionismo, cosa ci vuole per fare bene in un campionato lunghissimo, in un campionato dove ci sono tante squadre che magari sembrano, tra virgolette, sulla carta più deboli, ma che con agonismo, col pubblico, possono fare la differenza? Beh, secondo me poi sembra retorica, ma poi alla fine anche ad alti livelli è realmente così. Credo che ad oggi la differenza la fa il gruppo, no? La capacità di un gruppo di reggere le pressioni, di reagire nei momenti difficili, credo che poi faccia la differenza per raggiungere un obiettivo o no. Ripeto, secondo me si sta formando un gruppo bello, con la giusta mentalità, e ovviamente poi i risultati, come sempre, condizioneranno sempre un po' tutto, però credo che il gruppo alla fine fa sempre la differenza. Davide, il mister punta molto su questa cosa del gruppo, l'ha detto non solo quando è venuto a parlare con noi, ma lo ripete spesso dopo le partite, quando insomma parla con la stampa.
nel vostro personale, quando parlate con lui, quando avete modo di confrontarvi con lui, cosa vi dice, cos'è che vi trasmette per fare in modo che questo gruppo diventi un grande gruppo e che ci si aiuti tutti per raggiungere un obiettivo che insomma è quello di quest'anno? Ma c'è tanta disponibilità al dialogo da parte del mister, da parte di tutti, e la dice, sì, proprio credo che sia la disponibilità la cosa maggiore, da parte soprattutto di tutti, dei compagni, di aiutarsi, di spronarsi, di insomma di aiutarci anche quando magari un compagno è in difficoltà. Credo che questo sia veramente un po' la base che serve per creare un ottimo gruppo. Quindi insomma poi si vede, insomma c'è una bella armonia, si ride, si scherza e c'è la voglia di stare insieme. Tu sei nuovo quest'anno, quindi lo chiedo a te, perché Leo insomma il Verona l'ha già assaporato, l'ha già vissuto. Che società hai trovato, che ambiente hai trovato, che idee ti sei fatto di Verona? Del Verona, Verona poco perché ci siamo stati poco tempo, però del Verona. Ah, parlando anche con i miei compagni di squadra, comunque ho visto una società organizzata benissimo, anzi penso sia proprio una società al di fuori un po' degli schemi di quello che magari c'è in giro, soprattutto in Serie B, sembra proprio una società organizzata per stare in Serie A questa. Si vede da ogni piccola cosa, si cura sempre ogni minimo particolare e questo insomma fa la differenza, credo. E i tifosi? Dopo vengo anche da te con questo. I tifosi al momento insomma li ho visti molto affiatati, ma comunque stanno rispettando il nostro lavoro. Credo che capiranno anche magari le nostre difficoltà in queste partite iniziali, ma vedo tanto affiatamento, è una bellissima cosa. Leo, sempre sui tifosi, tu hai vissuto la stagione scorsa che insomma speriamo di mettere nel dimenticatoio il prima possibile, però ti aspettavi già questo entusiasmo nel comprendere comunque che c'è la voglia di ripartire, che c'è l'intenzione fatta non solo dal mercato ma anche dagli allenamenti, dall'intensità che si mette in campo durante anche la seduta, tutte e due le sedute durante il giorno, insomma te lo aspettavi questa, tra virgolette, si può definire intelligenza da parte dei nostri tifosi, a capire subito che c'è bisogno anche di loro per fare grandi risultati? Per me non è una novità, nel senso io già l'avevo vissuto questo aspetto del tifoso del Verona, che c'è un grande amore verso la squadra, quindi non è una sorpresa. È chiaro che quest'anno noi avremo poche possibilità di sbagliare, o comunque dovremmo essere noi a trascinare loro e quindi dare un segnale forte. Noi credo lo stiamo dando fin dall'inizio, perché c'è massimo impegno e massima disponibilità da parte di tutti per tirare fuori il meglio, e credo che secondo me quest'anno abbiamo la possibilità di toglierci delle grandi soddisfazioni insieme a loro. Stiamo chiudendo perché ormai il tempo purtroppo si sta esaurendo, quindi non volevo ringraziarvi, volevo farvi ancora gli auguri, però visto che abbiamo un ragazzo qua vicino a noi che sta assistendo a tutto, vieni qua Ernesto, fai gli auguri tu che chiudiamo con te, visto che hai assistito a tutta la puntata lì dietro, voglio venirti a fare, fagli tu gli auguri, un saluto. Sono emozionato. Fai gli auguri tu, dai. Ragazzi, auguri, complimenti per come vi state allenando fino ad ora. Vabbè, a Leo già lo conoscevo dall'anno scorso e in bocca al lupo per quest'anno, spero che vada tutto bene. Grazie, dai, grazie. Tu, se lo meritavi, sto qua tutta la puntata. Sì, bravissimo. Dai, non vi ha neanche dato tanto fastidio, quindi direi molto bene. Ti saluto. No. Non diciamo altro perché sennò finisce male questa puntata. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo gli appuntamenti domani, ore 10 e ore 17.30, seduta sempre qui a Stanghe nel ritiro di Racines. Buonanotte a tutti, anche dai festeggiati di questa serata. Grande Riccio! Grande Riccio!